L'adozione del comunismo in Italia avrebbe avuto ripercussioni non solo all'interno dei suoi confini ma anche ben oltre, potenzialmente riscrivendo l'equilibrio geopolitico di tutta l'Europa e influenzando altre regioni. Nel cuore dell'Europa, l'Italia comunista sarebbe diventata un faro per movimenti simili in Francia, Spagna e Grecia, creando una sorta di cintura rossa mediterranea che avrebbe potuto spostare l'equilibrio di potere verso l'est. La Jugoslavia di Tito, già un caso unico di comunismo indipendente dall'URSS, avrebbe potuto trovare in Italia un partner strategico, influenzando il destino dei Balcani e forse prevenendo alcune delle future tensioni etniche e nazionalistiche. Nel Mediterraneo, la presenza di un'Italia comunista avrebbe alterato le dinamiche di potere con il Nord Africa, specialmente con paesi come l'Egitto di Nasser, che avrebbe potuto vedere in Italia un alleato contro l'influenza occidentale. Sul fronte economico, il passaggio dell'Italia al comunismo avrebbe comportato una radicale trasformazione del suo modello economico. Invece del miracolo economico basato sulle esportazioni e l'integrazione con il mercato europeo, l'Italia avrebbe adottato un'economia pianificata con un forte controllo statale su industrie chiave come l'automobilistica, l'energia e la manifattura. Ciò avrebbe potuto portare a un isolamento economico dall'Europa occidentale, ma anche a nuove opportunità di commercio e cooperazione con il blocco sovietico e i paesi non allineati. L'agricoltura italiana, tradizionalmente frammentata e regionale, sarebbe stata collettivizzata, seguendo modelli simili a quelli sovietici o cinesi, con risultati potenzialmente misti sulla produzione e l'autosufficienza alimentare. L'adozione del comunismo avrebbe profondamente influenzato la società e la cultura italiane. L'uguaglianza sarebbe stata promossa come valore fondamentale, cercando di eliminare le disparità tra nord e sud, città e campagna. Ciò avrebbe potuto portare a una redistribuzione delle risorse e a un focus sull'istruzione e i servizi pubblici per tutti. La cultura e l'arte sarebbero state mobilizzate per servire la causa comunista, con un'arte che riflette i temi della lotta di classe, dell'eroismo del lavoratore e dell'identità collettiva, potenzialmente soffocando la diversità creativa in favore di un realismo socialista. Tuttavia, l'Italia, con la sua ricca eredità culturale, avrebbe potuto sviluppare una versione unica di comunismo culturale che integrasse il suo passato rinascimentale e barocco con i nuovi ideali. La conversione dell'Italia al comunismo avrebbe drasticamente alterato il panorama politico europeo e globale. L'istituzione di un governo comunista avrebbe significato la fine del multipartitismo, con il Partito Comunista Italiano al potere in un sistema monopartitico o con limitata opposizione. Questo avrebbe potuto servire da catalizzatore per movimenti comunisti e socialisti in tutta Europa, in particolare durante i periodi di crisi economica o sociale. L'adesione dell'Italia al Patto di Varsavia avrebbe spostato l'equilibrio strategico della Guerra Fredda, potenzialmente spingendo la NATO a rafforzare le sue difese nel resto dell'Europa occidentale. Le relazioni internazionali dell'Italia avrebbero privilegiato alleanze con l'URSS, Cuba, la Cina maoista e altri stati comunisti, forse anche svolgendo un ruolo di mediazione tra l'est comunista e il sud globale. Confrontando questo scenario alternativo con la realtà storica, emerge un contrasto netto con il percorso intrapreso dall'Italia nel XX secolo. Nella realtà, l'Italia divenne un pilastro dell'Europa capitalista, contribuendo alla fondazione dell'Unione Europea e svolgendo un ruolo chiave nell'Alleanza Atlantica. L'ipotetica svolta comunista avrebbe non solo alterato il destino dell'Italia ma avrebbe anche potuto prevenire l'integrazione europea come la conosciamo, portando a un mondo più frammentato e polarizzato durante la Guerra Fredda. L'esito di numerosi conflitti globali, la dinamica della corsa agli armamenti e l'architettura della sicurezza globale avrebbero potuto essere significativamente diversi, influenzando la storia fino ai nostri giorni.